L'ex scuola civica di musica nel quartiere storico di Civitanova sarà a breve oggetto di un altro importante lavoro di ristrutturazione. Si tratta di una sala che tanti anni fa ospitò eventi culturali e che ora necessita di un'accurata opera di restyling. Un progetto di notevole rilievo illustrato questa mattina dall'assessore ai lavori pubblici Antonio Di Naccio. Il progetto di 112.000 euro, di cui 70.000 euro contributo dalla Regione Abruzzo e 40.000 euro circa fondi di bilancio comunale. Il perché di questo luogo? Potevamo scegliere anche altri locali. I motivi sono tanti, in particolar modo perché ci teniamo al centro storico e rientra anche in una politica e una programmazione globale di questi 4 anni. E questo rappresenta uno dei tasselli, secondo noi, importanti e che potrebbero rilanciare, ma sono convinto che lo farà, rilanciare il centro storico. Poi questo luogo non è casuale, perché Civitanova, vicino alla chiesa nostra, monumentale, insomma, di Lanciano, Santa Maria Maggiore, la parte di un palazzo storico Stella Maranca, in cui si sta realizzando fortunatamente l'idea di mettere insieme realtà associazionistiche importanti per rendere più vivibile, ma soprattutto importante questo luogo, rifarlo ritornare alla vita verso il quartiere ma anche verso la città. Quindi completando questo mosaico, questo spazio sottostante che in passato era già un luogo così vissuto dai cittadini, teatro, auditorium, musica, poi da alcuni anni abbandonato a sé. Con questo progetto lo rilanceremo, facendone un centro di iniziative turistiche, di enogastronomiche, perché le finalità di quel bando era quello, quindi un luogo di incontro, di portare turisti, non solo i cittadini, a vivere questo spazio assaggiando dei prodotti tipici. Vedremo successivamente anche l'affidamento a chi si potrà occupare per farlo funzionare, ma intanto a noi serviva riqualificarlo, riportarlo in auge insieme a tutto il resto. E quindi completare questo, diciamo, quest'idea, questo soprattutto studio e pensiero che noi abbiamo del centro storico. Questo ne rappresenta un tassello importante. Progettista è l'architetto Adele Di Campli, che ha sottolineato il valore storico dell'edificio, l'ex palazzo Stella Maranca. Intendiamo valorizzare gli elementi visibili, ha detto, ma anche quelli che sicuramente emergeranno nel corso dei lavori. È inoltre previsto un collegamento con la parte superiore dello stabile, che attualmente ospita alcune associazioni. I progetti presentati sono tanti, ma i tempi sono lunghi prima di vederne i risultati, che cominciamo a raccogliere solo ora, ha aggiunto l'assessore alla cultura Pino Valente. Le progettualità per poter essere realizzate hanno bisogno di tempo. Noi abbiamo un'idea di città diversa, lo stiamo dimostrando anche con delle tempistiche piuttosto lunghe. I cittadini so che vogliono i risultati subito, ma i risultati si ottengono facendo i progetti e realizzandoli. Oggi presentiamo un progetto turistico importante perché va a allargare proprio il senso di città turistica della nostra città, quindi non solo il centro, ma il centro storico come elemento di qualificazione. Quindi questo posto con Santa Maria Maggiore, con le Torri Montanare. Quindi un progetto complessivo di rilancio anche dei quartieri di Sacca e Civitanova. Stanno partendo un po' tutti i progetti insieme, questa è la cosa che va sottolineata, proprio perché tra le lungaggini burocratiche e i problemi del patto di stabilità stanno partendo adesso, stanno scadendo i termini per la presentazione delle offerte, per il bando del parcheggio sotto le ripe qui sempre nella zona Sacca Civitanova, ci sono le domande che stanno scadendo per la rotonda Todis ex Flaminio, quindi all'ingresso di Lanciano, un punto nevralgico dove si creano delle colonne interminabili, via dei Frentani, un altro progetto importante per la riqualificazione del centro storico, ma c'è tanto altro. I risultati si stanno iniziando a vedere, quindi ai cittadini il ringraziamento per l'attesa e per la pazienza che hanno avuto in questi anni.